Questa postazione invece è dedicata alle disabilità motorie, quindi a provare a simulare una situazione in cui le difficoltà, ad esempio per interagire col computer, sono dovute a difficoltà motorie più o meno complesse, dalla difficoltà a muovere gli arti superiori a una difficoltà invece più complessiva a muovere buona parte del corpo, tranne la testa o gli occhi. Quello che si può simulare quindi è l'utilizzo di alcune soluzioni e strumenti assistivi che permettono a persone con disabilità, ad esempio, di scrivere una mail o scrivere un testo su Word. Da una parte abbiamo soluzioni come questo tipo di joystick che sostituiscono fondamentalmente l'utilizzo del mouse per persone che hanno difficoltà a utilizzare un mouse standard oppure a tastiere semplificate, più piccole, che richiedono degli sforzi minori per essere attivate, e una serie di sensori di bottoni che possono sostituire alcuni comandi del computer. Apri Word. Si apre Word, e poi all'interno di Word, sempre mi posso muovere con il mouse facilitato e poi attivare una dettatura. Buongiorno. Questo è un esempio di come si può utilizzare la dettatura per aiutare la scrittura per persone con disabilità motoria. Punto. Quando la dettatura non è possibile, si può ad esempio utilizzare la tastiera su schermo, che è un'altra risorsa interessante per persone che magari possono usare appunto un'alternativa al puntamento per andare a scegliere le lettere da scrivere. Nel caso di disabilità ancora più complesse, nella postazione si può simulare come si può scrivere, ad esempio, usando solamente un bottone che potrebbe essere azionato con il capo o con la mano o con altre parti del corpo. In questo caso, vedete, parte un sistema di scansione della tastiera in cui io vado a selezionare la lettera che voglio in questo modo. Nel caso di disabilità particolarmente complesse, dove a livello motorio quello che riesco a muovere in modo volontario sono solo il capo o solo gli occhi, posso usare la barra di eye gaze, che è una barra di riconoscimento dei movimenti delle pupille che mi permette anche di muovere il mouse e scrivere a sua volta. Come in questo caso, io in questo momento sto utilizzando solo il mio sguardo per puntare le diverse lettere, quindi vado sulla B, sulla U. Vedete che c'è un temporizzatore per cui se sto un secondo su una lettera viene cliccata. Questo ovviamente è un parametro che posso di volta in volta calibrare a seconda delle mie necessità.